tempo di Natale, che ha davanti anche altre immagini molto importanti, per esempio domenica prossima l'immagine della Sacra Famiglia che celebreremo con particolare sensibilità, soprattutto quest'anno, anno di sinodo generale con Papa Francesco sulla famiglia, e un altro sinodo sempre su questo tema l'anno 21. Noi abbiamo però avanti poi anche il Capodanno, che ha un segnale particolare, la presentazione di Gesù al Tempio per il suo nome, e poi abbiamo anche davanti l'Epifania, che è ancora la ripresa di immagini, al di là, voglio dire, anche dei tempi reali che sono stati vissuti originariamente, ma che ci indicano molto importante, ci indicano molto la spinta dei cristiani che riconoscono Gesù per tornare sempre nel mondo e allargare gli orizzonti. C'è un proverbio per l'Epifania che è un po' divertente, un po' sacrilego, tra virgolette, per carità. L'Epifania ogni festa porta via, non è niente vero, tutto si sprigiona. Come mai però questa figura di Santo Stefano, che ci vuole poco a capire, è il primo martire? Innanzitutto questo si dice che certamente non era molto anziano, questo risulta dal quadro complessivo, ma facciamone un giovane di 20-25 anni, e di lui appare questa figura subito nel contesto del suo martirio, tant'è vero che noi lo chiamiamo il primo martire, perché non abbiamo notizia di altri martiri in precedenza. E come mai questa figura è stata messa in calendario il giorno dopo Natale? Ma a volte è soltanto una scelta di opportunità che la Chiesa fa per farsi capire qualcosa. Ma che cosa allora? Se un po' ci disincanta, troppo comodo per i cristiani riconoscere Gesù nel presepio o riconoscerlo nelle consolazioni, anche negli aspetti appunto sentimentali quasi della nostra vita, perché già il messale contiene profezie di passione, e già la nascita di Gesù, la sua deposizione nella mangiatoia prefigura, e forse Maria lo riconosce sotto la croce, la sua deposizione dalla croce, con tutto ciò che da questo deriva poi. E allora non è che intralcia l'itinerario del Natale, ma ci disincanta da un modo di vivere la vita cristiana nelle dolcezze che non mancano mai, grazie a Dio, ma casomai nel cercare la tranquillità interiore di fronte ai nostri impegni anche drammatici. A volte non sono quelli del martirio di qua, ma sono per spiegarsi in modi più familiari. Pensate a queste ricorrenze natalizie per i cristiani di quei paesi, di quelle zone, dove c'è persecuzione cruenta, drammatica, e stanno vivendo e vogliono vivere consapevolmente il loro Natale. E di questo siamo un po' attenti, siamo sensibili, siamo attenti appunto a celebrare le nostre feste cristiane, la nostra vita cristiana, con questo supporto anche drammatico di testimonianze che vengono del martirio. E comunque il Santo Stefano possiamo godere proprio qualcosa, perché di lui abbiamo, come dire, notizie e informazioni molto 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 articolate. Intanto diciamo che non era dei 12 discepoli, certissimamente era un ragazzo giovane che guardava questi fenomeni, diremo così, però quasi nascostamente per noi. Certo, sono stato anche conosciuto probabilmente, ma questo si può dire certo, che seguiva questa predicazione di Gesù, ha seguito il dramma di Gesù e deve essere stato colpito esattamente proprio dal dramma del Signore Gesù nei termini che poi saranno i suoi termini di martirio. Deve essere stato colpito proprio dalle modalità, dalla forza di spirito con cui Gesù ha affrontato il suo ministero, non solo, ma fino in fondo. Tant'è vero che noi abbiamo poi il Santo Stefano che muore lapidato, ma con gli stessi sentimenti e le stesse espressioni di Gesù sulla croce.
nelle tue mani io riconsegno il mio spirito, perdona perché non sanno quello che fanno. Questi due segnali che Gesù dà dalla croce lascia come testimonianza anche per noi, per la nostra condotta, anche senza dopo arrivare alla martiria della croce, però è per noi importante vivere un giorno in sostanza, noi viviamo come riconsegnando ogni nostra giornata al Signore, così come l'abbiamo vissuta magari in umiltà, e per l'altro verso se abbiamo avuto dei torti o se abbiamo dei rancori o se subiamo delle paralisi nella nostra vita cristiana o nella nostra vita ecclesiale, c'è sempre appunto questa attenzione che in umiltà noi dobbiamo dire che noi ci facciamo carico di tutte queste nostre difficoltà e del nostro martirio quotidiano. C'è un'altra notazione che è bello richiamare qui però, perché se Santo Stefano diventa centrale nei primissimi momenti dopo la risurrezione del Signore, e lo ricordiamo con facilità perché nelle prime intense fatiche o nei primi intensi impegni i dodici prima di cosa hanno sostituito Giuda per avere il numero 12, perché rappresentava e rappresenta quel numero, 12 tribù di Israele si dice, e cioè rappresentano tutta la popolazione ebraica, tutta la popolazione degli ebrei di allora, ma anche appunto l'indicazione che i 12 sono come 12 colonne che tengono in piedi la Chiesa e che ricordano, ecco, che non c'è più divisione né di razza né di altre situazioni. La Chiesa abbraccia il mondo ed esprime un segno per tutto il mondo. Noi non siamo cristiani per consumare per noi stessi la nostra fede cristiana, magari proprio con i segni della confessione, del battesimo, della cresima, di una benedizione ferma di Dio sulla famiglia e quant'altro, oppure di una forza dello spirito che ciascuno di noi a volte magari trascuriamo, non riusciamo a esaurirlo lo spirito che si è dato, ma l'ispirazione che abbiamo nella nostra vita, nelle piccole e nelle grandi cose, è un segnale di Lui che è risorto e che è di parola e conferma. Bella la cresima quando si dice conferma. Una volta sola, diceva un ragazzino a me tempo fa, perché si diceva una volta sola? Perché il Signore è una persona seria, cioè quando dice sta fermo, quella è la sua parola. Noi viviamo di questo abbandono con tutti i nostri effetti, solo che appunto poi i cristiani dovettero prendere atto che era impossibile esaurire il compito affidato a loro, e l'ispirazione non è una strategia. L'ispirazione ovvia è bisogna allargare, bisogna anche allargare subito, ed ecco che allora pensano a dei diaconi. Perché? Ma sembrava per una ragione seria allora, ma molto marginale, perché c'era tensione tra chi aveva attenzione per le vedove del proprio popolo e chi invece dei greci, e allora per sobbarcare questo i 12 non ce la facevano, ed ecco che hanno pensato di pregare, e pregando è venuto loro l'ispirazione di ordinare dei diaconi, che vuol dire dei servitori vicini a loro, perché pensassero a questo aspetto della vita della Chiesa, la carità. E qui nacquero quei diaconi che poi nel corso dei secoli, di per sé noi quando c'erano troppi, molti sacerdoti, scusate se stavo dicendo troppi, che non sono mai troppo in questi momenti qua, tra l'altro noi cerchiamo dal Signore il sostegno di avere dei preti. Per altro verso è bello il segno che è stato ripreso ultimamente anche dopo il concilio e anche in diocesi da noi, di tornare un attimo a pregare e posto che fossero così, a guardare, a consigliarsi e poi quasi a dare un voto per le scelte, e scelsero tra l'altro Stefano che è anche il primo diacono, insieme ad altri, erano 12, così ne contiamo. Come 12 sono attualmente i nostri diaconi qui nella nostra diocesi, poi io saluto Aller, tanto siamo in familiarità, e si devono preoccupare soprattutto di integrare
e di come dire, attivare, di rendere attiva la fede cristiana, che viene animata con la insostituibile grazia dei ministri ordinati sacerdoti, che poi diventino vescovi, evidentemente è una conseguenza per alcuni, ma i sacerdoti è un corpo solo che hanno un compito veramente di dedicare tutta la loro esistenza a fondarla la Chiesa, a farla crescere e a provvedere poi appunto invece quando c'è difficoltà, c'è bisogno, c'è possibilità di radunarsi, di vedere. Questo è accaduto anche a Mantova e dopo forse anche in ritardo siamo partiti e abbiamo questa disponibilità. Però si va anche oltre, perché non occorre essere diaconi ordinati, il cristiano è diacono. E qui siamo al cuore dell'ultima cena, vedete cosa vi ho fatto? Io sto in mezzo a voi come un diacono, cioè come colui che serve. Guardate che diacono vuol dire così. Poi c'è anche una cosa in cui ci si può spiritualmente divertire. Dovevano provvedere, l'immediatezza era quella, l'urgenza era quella, a sostenere le vedove, che erano trascurate evidentemente nelle culture antiche, era la figura più povera che possiamo tuttora immaginare. Per attraverso va a vedere cosa ha fatto Santo Stefano e gli altri diaconi. Ma insomma, riusciamo a seguirne solo due o tre di loro, ma Santo Stefano di più. Fa una, come dire, subisce un processo tale e quale la stessa causa che ha determinato il processo a Gesù. Cosa stai dicendo, al fin dei conti? Chi ti ha dato autorità? Cioè, si è fatto la servizio. E lui approfitta per annunciare, per fare un annuncio che in dispettiva l'autorità pubblica subisce un processo sulla stessa situazione in cui si trovò Gesù. E fu condannato e poi senza pietà, lapidato lui, e lapidato con Paolo, tra l'altro, ragazzino, presso i quali mettono i mantelli, quelli che lapidavano Stefano. Come si realizza, come avviene poi la morte di Stefano? Ecco là, dove si vede la immedesimazione dello spirito cristiano nello spirito di Gesù anche nell'estremo slancio della vita. Padre, nelle tue mani riconsegno il mio spirito. Padre, perdona che non sanno quello che fanno. Il che anche per noi è decisivo. Senza martirio, perché grazie a Dio non abbiamo, o grazie a Dio insomma, il Signore ci risparmia, ecco, questa sfida quasi è la nostra debolezza, ma non dobbiamo cercare martiri di sangue, però quel martirio quotidiano, la testimonianza quotidiana nel tessuto umano di oggi in particolare, che cosa vuol dire a partire dalle nostre famiglie, dai nostri paesi, dal nostro territorio, ma ad allargare anche però, per tanto quanto siamo responsabili o corresponsabili, a un mondo che ha bisogno di segnali non solo pronunciati magari bene nella preghiera, nella liturgia e quant'altro, ma di dare evidenza che questa ricchezza, la forza dello spirito è per tutti e tutti possono avere un orizzonte di vita che corrisponda ai livelli pensati da Dio. E così mi pare possiamo capire il nostro Natale, e penso anche che si debba in qualche misura, come dire, approfittare che si sia scossi a contemplare e a vivere i misteri centrali della vita cristiana, cercando di lasciarci trascinare negli esempi che abbiamo alle spalle.